lunedì. Accendimi il set. Accendo. Anche se non si può andare su con le scarpe. Non c'è andato nessuno con le scarpe, eh? No, se non filmavi lo facevo. Adesso che filmi ci sono le prove. Facciamo le cose. Un attimo, spegno la... Iniziamo, ci vediamo tra 2 ore se tutto va bene. Dai, 2 ore ce la facciamo. Finito! E alla fine ci abbiamo messo 2 ore. E ti dirò, non ho neanche troppo mal di gola questo giro. E oggi la giornata finisce così, veloce, corta, con Valerio che vi saluta. Martedì, devo passare dal comune per risolvere una questione burocratica. Ho sempre un po' di titubanza in queste situazioni perché non so mai bene come funzionano le dinamiche e solitamente trovo persone che mi rimbalzano verso altre persone senza spiegarmi troppo bene, e quindi io rimango in questo mio limbo di ignoranza e in qualche maniera poi trovo una soluzione. Non so neanche dove devo andare esattamente. Vabbè, fra pochi secondi vi dirò se è andato tutto liscio. A few moments later. Potrebbe essere una grande giornata. È stato facilissimo. Siccome ho cambiato residenza, dovevo fare la nuova scheda elettorale. Sono entrato e senza neanche dover dire nulla, ma visto che avevo in mano la scheda elettorale, hanno detto: devi fare quella nuova? Sì, tieni, compila questo. Grandioso. Avevo lasciato le chiavi del lucchetto qua. Questo è un po' meno grandioso, ma la bici è ancora qui. Grandioso. Andiamo a fare la seconda commissione della giornata. Devo lasciare questo qua. Grazie, buon lavoro. E anche questa è fatta e adesso si può andare a lavorare. Oggi ho martellato bene col montaggio e sono riuscito a fare tutto quello che c'era da fare. Finiamo questa giornata andando verso la luce in fondo al tunnel. Non si vede niente. Mercoledì, iniziamo con un bel unboxing. Asus, In Search of Incredible. Uela! Ah, ma questo è il nuovo logo Asus! Che bello! Cos'è che c'è anche dentro? C'è anche l'Asus Pen! Con calma. Signori e signore, Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED. Un gioiellino. Con calma, adesso lo accendo e vi do qualche specifica tecnica. Però questo ufficialmente è un set. Piazziamo le luci, il fumo e facciamo delle riprese belle, di qualità, ingaggianti. Dai, 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 facciamolo, facciamolo. Incredible comes from within. ZenBook Pro 14 Duo OLED combina il primo touchscreen OLED Nano Edge da 14,5 pollici 2,8K 120 Hz al mondo con lo Screen Pad Plus di nuova generazione. Cosa significa questo? Immagini superlative. Un touchscreen secondario da 12,7 pollici a larghezza intera con un supporto per gli ultimi stili come Asus Pen 2.0. Che cosa significa questo? Alta precisione. Inoltre il meccanismo di inclinazione è stato completamente ridisegnato per creare AAS Ultra, con un meccanismo di precisione che solleva il retro dello ScreenPad Plus fino a 20 mm, conferendogli un angolo di visione ideale. Che cosa significa questo? Massimo comfort. Ah, non dimentichiamoci del processore, un Intel Core i7 di 12ª generazione. Che cosa significa questo? Massima potenza, perfetto per il multitasking. Buona, ce l'abbiamo, capolavoro ragazzi. Posso togliermi questo maglioncino e andare a testarlo per bene. Bravi tutti, bravi, andiamo. Abbiamo leggermente esagerato con il fumo. Ma è per me? No, ma come glielo diciamo che non è per lui? No, Valerio, io volevo solo vantarmi. Ragazzi, volevo solo flexare. Valerio, non è per te. Sarebbe nulla senza la generosità di Jaser. Come si chiude? Cioè, questo è in rialzo, non... No, è fatto apposta. Cioè, chiudi, si chiude normale. Wow. Mamma mia. E ora la magia. Grazie, ciao, ci vediamo. Dove me l'hai appoggiato? Scusa. Mettiamoci al lavoro. Giornata lavorativa finita e adesso si va al cinema, perché c'è la festa del cinema, costa tutto meno, no? Costa... Andate tutti al cinema. Ah, no, no. Quando esce il video è già finita la settimana del cinema. Andate comunque al cinema. Abbiamo appena scoperto che il film che volevamo vedere in realtà non c'è, quindi ora non sappiamo cosa guardare. Andate al cinema lo stesso, anche se ci sono i disguidi. Porca vacca. Alla fine abbiamo optato per Maigret e la giovane morta. Ci sembrava il film più interessante, soprattutto nella fascia oraria in cui volevamo andare noi. Sarà un bellissimo film, fidatevi.
Non era male. Molto francese, molto vecchio, nonostante sia appena uscito. Abbiamo visto un film di Rete 4 al cinema. Questo c'era, non potevamo fare altrimenti. Fine giornata. Già. Giovedì, iniziamo malissimo la giornata. Più di mezz'ora per cercare parcheggio. Ero con un car sharing, quindi ho speso un botto. Alla fine, per esasperazione, l'ho messa a 1 chilometro di distanza dall'ufficio, perché era il primo posto che ho trovato. E devo portarmi questo pacco che pesa un botto. E mettiamoci subito al lavoro. Che bello. Ma che cos'è sto filmato? Si sta aggiornando? Ah no, era lo screensaver. Che pirla. Pensavo che lo toccassi. Io mi sto trovando comodissimo con la timeline qua e tutto il resto qua sopra. E l'altra cosa comoda, posiziono qua, posiziono qui, clicco qua, ho le mie cartelle, clicco sopra la timeline. Che figata. Comodissima sta roba. Vai, fai play. Cos'è che dici? Cos'è questo sorriso? Devi ascoltarlo più volte. Grazie. C'è grande contributo del maestro Valerio. Però troppo bello per essere fatto dal genere. La parte comica è sua. Arrivederci. E tu cosa ci hai messo? La parte dell'energia? Sì, l'interpretazione. Il montaggio. La parte di scrittura, tutto il resto. Vediamo l'effettività senza il montaggio, la produzione, cosa succede poi. Solo per dare i passi a lui, lo sapete che per me siete voi che contate. E adesso devo andare ad un duplice evento, cioè ho due eventi. Ovviamente sono in ritardo e la prima tappa è un aperitivo da signor vino. Ci sono quasi, dai che ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta, cin. Guarda qua che bello. Io voglio dire una cosa, sono molto deluso perché settimana scorsa siamo stati insieme all'evento di Batman e nel vlog settimanale mi ha tagliato da tutte le riprese. Cioè il fratello non esiste. Non quindi sì, mi ha tagliato tutte le riprese. Quindi ora sono tornato e stasera facciamo ben due eventi. Non li ho tagliati, non eri presente. Sei sparito. E ora non... sono qui. Va bene. E adesso siamo in Duomo, stiamo andando al cinema per il secondo evento che è l'anteprima Dragon Ball Super. No, Super, cos'è? Sì, Dragon Ball Heroes. No, Dragon Ball Super, Dragon Super, Super Heroes. Super Heroes con la maglietta di Dragon Ball. Parere velocissimo sul film. È Dragon Ball. Non è che puoi aspettarti chissà che trama o che sviluppi. Tutto incentrato su Gohan e Piccolo. Aveva tantissimo il mood e le vibes della saga di Cell. Un'ora e mezza piacevole. Mi ha fatto un po' rivivere quelle vibes adolescenziali. Fine giornata. Venerdì. Ieri sera me lo sono portato in giro ovunque. Era dentro nello zaino. Per testare la comodità di trasporto. Ed effettivamente non mi pesava. Adesso però aprirò il Si può fare, che è un progetto in 4K. E quindi vediamo come regge con dei file belli tosti e pesanti. Un progetto di 40 minuti 4K che comunque pesa 23 giga, porca vacca. Porca vacca, devo aver sbagliato qualcosa. Vabbè, in ogni caso ci ha messo un'oretta per esportarlo. Ci sta, onesto. Adesso mi prendo un attimo una pausa perché sto andando a fare una commissione per Albi. Non so se posso raccontare i fatti suoi. Vabbè, sto andando a fargli sviluppare i rullini fotografici. Non lo so, 4. Missione completata, cioè metà missione, perché adesso devo aspettare che lo sviluppano e dopo tornare a ritirare. Siccome siamo giunti al termine di questa settimana lavorativa, vi do il mio parere su questo Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED. Mi è piaciuto in tutto e per tutto. Sicuramente la cosa che più ho adorato è il punto di forza, lo ScreenPad Plus combinato con il monitor OLED, bellissimo. Il mousepad messo qua a lato, io lo preferisco. Mi piace il fatto che sia tutto touch. Il meccanismo AAS Ultra, che tra le varie cose vantava di conferire maggior raffreddamento, è vero, funziona. Da qui esce dell'aria ed effettivamente non si è mai surriscaldato più di tanto. Sono rimasto super stupito dallo speaker, ha delle casse potentissime. Il laptop che uso solitamente devo per forza collegarci delle casse perché sennò non si sente quasi nulla. Questo invece, raga, boh. Apprezzo anche moltissimo il fatto che il cavo d'alimentazione e l'entrata per l'HDMI siano poste sul retro. I fili non spuntano qua dal lato ed esteticamente quindi è molto più bello. A me questo laptop è piaciuto molto e vi dirò, sono molto molto triste all'idea di doverlo ridare indietro e separarmene. Vorrei tenerlo come mio laptop principale perché è bellissimo. Promosso pieni voti, complimenti Asus. Missione completata definitivamente. Dovremmo chiedere ad Albi poi se ci fa vedere le foto. Siete curiosi? Scrivete nei commenti se volete che Albi ci fa vedere le sue foto. E adesso passeggiatina con Maya e poi chiudiamo questa giornata. Sabato iniziamo col brunch. Buon appetito. E concludiamo con questi pancake vegani. Bello morbido.
E per l'asport di questo sabato sera abbiamo rullo di tamburi indiano. E come ogni volta l'indiano da asporto ha un aspetto orrendo. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Pollo al curry con cocco, gamberoni fritti, che di gamberoni non so cosa ci sia, e pane alla menta. Fine giornata. Domenica, oggi facciamo le sculturine. Con una grande maestra. Qual è il termine tecnico esatto? Io pensavo fosse clay. No, ma è un tipo di clay. Però in realtà ormai per clay si intende qualsiasi tipo di materiale modellabile. Scultorio. Questo è un po' tipo fimo, che questo è un materiale plastico che tu puoi modellare quanto vuoi, non si secca mai, e poi lo metti in forno, lo cuoci, si indurisce. Tu, Albi, sai già cosa farai? Più o meno. Ed ecco qua la base, non voglio dirvi che cos'è, non so se riuscirò a fare quello che ho in mente. Sta venendo. Secondo me è carina. Albi, ci fai vedere il tuo gatto? Gatto con ano. Mentre Ari sta facendo un posa cenere tartaruga. Che bellina. Si dice in gergo kawaii. E ce l'abbiamo fatta. È una specie di casetta hobbit che dovrà diventare una lanternina. Però è venuta carina alla fine. Dai, sì. Doveva essere un gatto contenitore. Invece è solo un gatto alla fine. È un gatto portanello. Gatto gangsta. Adesso dobbiamo infornarli. Adesso speriamo che non si formino crepe o che si distruggano. Allora, in realtà il mio si è crepato. Ora io devo fare la cosa più difficile: provare a togliere la stagnola da dentro. Perché ho paura che tirando schiaccio e ho paura di spaccarlo. Musica epica. Attenzione. Perché ho fatto st'idea? Oh, vedete che agonia. Ormai è fatta. Ce l'hai fatta? We did it! Oddio, ma sì, l'interno è un intestino crasso. Dai, sono soddisfatto. Bello, mi sono divertito, grazie. E adesso andiamo a compiere l'ultima missione della settimana. Si va a votare. Fatto. Ho voluto farla all'ultimo perché mi piace pensare che il mio voto sia quello decisivo, quello che fa ribaltare la situazione determinante per il nostro paese. Invece no. Vabbè, prima di chiudere voglio ringraziare ancora Asus. Vi ricordo che in descrizione vi lascio i link e le info utili riguardo all'Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED. Per il resto ci siamo detti tutto, il mio l'ho fatto da cittadino e da influencer. Finisce qua, grazie mille per essere stati con noi, ci vediamo settimana prossima.